Ciao a tutti, sono qui per fare una piccolissima dimostrazione dell'Odibox Masotti che mi è arrivato questa mattina, nuovo nuovo, fresco fresco. E perché l'ho preso? Il grande Giacomo Castellano è venuto da me più volte per provare gli strumenti che abbiamo preparato per lui e è venuto anche di recente da quando ho la nuova Laney, la GH50. È monocanale, è leggermente limitata per questo motivo qua, però comunque è una testata di tutto rispetto. E provandola, Giacomo ha detto ci manca qualcosina, ci vorrebbe una bottarella in più. Non ha tutti i torti. E quindi, dopo aver cercato un po' in giro e provato alcune soluzioni, pedalini in prestito, qualcosa avevo io, pochissimo. Sono arrivato alla conclusione, vista la pubblicità che è stata fatta, ho visto dei video dimostrativi, lo stesso Giacomo me ne ha parlato piuttosto bene. Sono arrivato alla conclusione di prendere questo signorino qua. E devo dire che mi ha stravolto, nel senso che è bastato collegarlo un attimo e praticamente mi sono ritrovato con un canale in più. Modulabile appunto, una distorsione migliore sicuramente rispetto a quella che offre la testata di suo, sia utilizzando la distorsione dell'ampli da sola o utilizzando da solo l'Audiobox, è comunque più bello l'Audiobox. Se uso poi la distorsione dell'ampli abbinata all'Audiobox, viene fuori una cosa da sturbo, senza dire il ma davanti. E niente, giusto per farvi sentire velocemente due cosettine. Allora, questo è il canale pulito della testata con appena un filo di gain per rendere il suono un po' sporco, crancioso, appena appena. C'è un filo di delay e basta. Attacchiamo il canale overdrive originale della testata senza nient'altro in mezzo. Stacchiamo il canale overdrive della testata e attacchiamo l'Audibox.